Buonasera, grazie di essere qua anche questa sera. Cerchiamo un attimo di andare a rispondere anche tecnicamente a quello che ci è stato detto. Allora, qualcuno da più parti, insomma, ho sentito e dice ai cittadini bovesi sono arrivati tributi in questi giorni, in questo periodo enormi, molte annualità rispetto a quelle che praticamente dovevano essere mandate a suo tempo negli anni. Dice il revisore dei conti e il ragioniere nel mentre dov'era in tutti questi anni, dal 2005 fino ad oggi, perché voi sapete bene che sono stata nominata con delibera di Consiglio Comunale numero 39 del 2005, il 21 giugno del appunto 2005. Allora, il primo atto ufficiale che io da revisore di conti ho redatto per questo Consiglio Comunale è stato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2004, esattamente quasi un mese dopo che sono entrata in carica e sono stata nominata revisora, col parere con protocollo 4470 del 18/7/2005. Il revisore ha una funzione di controllo esterna dell'ente, cioè controlla i bilanci e praticamente manda i suoi pareri alla Corte dei Conti, rende conto alla Corte dei Conti, mentre l'organo che sta e deve dare un indirizzo politico all'ente, quindi agli uffici, sicuramente è l'organo politico. Quindi io in questo primo atto ufficiale vado a fare dei rilievi, delle considerazioni. Allora, in base a quanto esposto nei punti precedenti, l'elemento più evidente dell'analisi di questo documento è che l'entità dei residui attivi, i residui attivi sono i crediti che l'ente vanta nei confronti dei contribuenti, cioè acqua, igi, spazzatura, queste cose, è molto elevato, in special modo quelli del titolo primo relativo alle entrate tributarie e quelli del titolo terzo, ossia le entrate extratributarie, soprattutto i residui attivi relativi ai servizi pubblici. Di servizio idrico, l'organo di revisione, quindi Carmelina Faenza, propone all'organo politico dell'ente in quel periodo Zavettieri con Crupi al bilancio di ricorrere al più presto alla riscossione coatta dei tributi, altrimenti si creerà una tendenza che porterà al dissesto finanziario, come si evince dal prospetto finale del conto di bilancio che evidenzia un fondo cassa zero. Quindi già nel 2005, a un mese dalla mia nomina, vado a notare che loro iscrivevano in bilancio dei tributi che non avevano chiesto per 20 anni ai contribuenti bovesi, quindi era un modo normale per loro non mandare i tributi delle annualità giuste, tant'è che praticamente la giunta Zavettieri il 19 marzo 2008 blocca le cartelle esattoriali per il canone acqua dell'annualità 93-97, perché praticamente dice, questo per dire che praticamente siamo nel 2008 e Zavettieri, la giunta Zavettieri va a bloccare le cartelle esattoriali presso Equitalia del 93 al 2007, poiché praticamente molti contribuenti avevano fatto opposizione eccetera, ricorsi, e il giudice di pace dava ragione ai contribuenti per eccepita intervenuta prescrizione dei sopra canoni indicati. Infatti, dopo nemmeno, voglio dire, come entra praticamente, come abbiamo la nuova giunta Squillaci il 27 aprile, dopo un po', il 27 aprile del 2009, anche lui fa un atto di indirizzo all'ufficio tributario per fare atti transattivi, gli atti transattivi, dicendo blocchiamo tutte le annualità dei canoni idrici dal 93 al 2002 presenti in Equitalia e praticamente andate a contattare tutti i cittadini di Bova
e vediamo se questi tributi sono dovuti da questi cittadini o non sono dovuti. Quindi praticamente noi nel 2009 ancora avevamo le problematiche dei tributi non riscossi dell'anno 93. Questo per dire dove era il revisore. Dopodiché, allora mi si dice sempre troppo vicino alla giunta Squillaggio, quindi praticamente il dottor Squillaggio è il tuo alter ego. Nemmeno questo è vero. Infatti, da revisore ho dato dei pareri positivi su dei riconoscimenti di debiti che il dottor Squillaggio ha fatto nel 2008, 2009, 2010, poi come ragioniera, per un totale di 1.242.503,77 milioni di euro. E dando dei pareri positivi, perché quando è arrivato il dottor Squillaggio ha cercato di risistemare tutto l'indebitamento pregresso, anche di espropri eccetera, che ci portavamo dietro da oltre 30 anni, o parcelle non pagate eccetera, per un totale di indebitamento elevato. A un certo punto, nel mentre io ero ragioniera, vengo a sapere praticamente che esisto di una delibera di giunta in cui erano stati riconosciuti, la giunta riconosceva la certezza, la liquidità, l'esigibilità di alcuni crediti vantati di alcune ditte e mi dicevano facciamo un parere, dammi il parere di riconoscimento di questi debiti. Io avevo già predisposto il bilancio di previsione, era stato già approvato. Pertanto, con protocollo numero 4789 del 24/6/2011, la sottoscritta va a scrivere. Pertanto, alla luce della nuova situazione emersa e più dettagliatamente sopraesposta, la sottoscritta dichiara l'inesistenza dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 193 e 94 del DUEL ed esprime parere negativo relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla delibera di giunta municipale 43 del 26/5/2011. Inoltre la stessa rettifica il proprio parere di bilancio di previsione anno 2011 a pluriennale 11/12/13 aventi protocollo numero 4628 del 26/2011 e tenuto conto di tutto quanto esposto in premessa nonché degli allegati facente parte integrante e sostanziale del presente atto esprime parere negativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile sulla proposta di delibera giunta municipale numero 65 del 14/6/2011, della quale mancava naturalmente il mio parere tecnico. Accertato pertanto l'inesistenza degli equilibri di bilancio, come ampiamente sopra argomentato, propone all'ente il doveroso riconoscimento del dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 267 del 24/6/2011, responsabile dell'area economico-finanziario, dottoressa Carmela Faenza. Quindi quanto detto non sono mai stata molto vicina a nessuna amministrazione. Ho sempre lavorato da revisore prima e da ragioniere poi negli interessi dei cittadini di Bova e spero di poter lavorare come sindaco con legalità, onestà e competenza. Questo per inciso. Poi, per quanto riguarda poi il frantoio Nesci, mi sono ritrovata una delibera molto vecchia del 2006, 19 maggio, è la delibera numero 20 del Consiglio Comunale. Giusto per dire, noi parliamo per atti. C'è stata una relazione di stima in cui il frantoio Nesci, fabbricato principale di 636 metri quadrati, al valore è stato valutato al valore di 360 euro al metro quadrato, per un totale di 228.000 euro. Il parcheggio di 37 metri quadrati a 1.910.000 euro e poi praticamente una stalla per 1.859, un totale di euro 231, 31.000 euro 991,72.
A questi abbiamo aggiunto un elenco di macchine a attrezzatura, fra le quali queste botte, eccetera, dei fiscicoli, pesa granaglie, torchi, eccetera, separatore, eccetera, per 102.205,26, per un totale di 334.196,98, 17 aprile 2003, è la delibera numero 20 del 19 maggio 2006. Noi parliamo per atti, grazie, do la parola a Carmelo Marino. Buonasera a tutti. Volevo dire una cosa. Noi parliamo questa sera non per rispondere a quello che ha detto Pino Tilitano ieri sera. Avevamo programmato questo comizio e ho sbagliato io domenica a dire ieri sera sono venuto tutta quella gente perché parlavo io, non Pino Tilitano. Ve l'ho detto domenica, ci vediamo martedì. Infatti loro non hanno fatto il bando, hanno veleggiato su quello che ho detto io. Comunque, volevo dire un'altra cosa molto importante. Ieri sera ho sentito delle insinuazioni di piazza, non sono state delle difese che abbiamo fatto, che ha fatto Pino Tilitano, ha fatto commenti da bar. Debbo specificare una cosa e voi lo vedete su YouTube. Intanto voglio dire una cosa. Tra tante teste che ci sono qua, c'è quella di Pino Tilitano? Non ci sono? E mi ha sfidato a portare il casellario giudiziario, sono andato a Reggio Calabria e l'ho fatto. C'è un avvocato, Enzo? Enzo Iriti? C'è Enzo Iriti? Ho visto un avvocato. Enzo, puoi vedere se è il casellario giudiziario mio? Vieni. Pino Tilitano dov'è? Dove sei, Pino? Sei in fuga? Da stamattina mandi gente perché non pubblichi una cosa che la leggerò. Sono scappati fuori paese, stanno andando fuori. Da stamattina ha mandato 20 persone affinché io non vi faccia, non possa leggere questo. Quando vi leggerò questo, non so se è arrivato a casa a piedi, non con le macchine. Mi ha sfidato per il casellario giudiziario ieri, su una poltrona, e non è venuto. E tutti quelli che battevano le mani, dove sono? Cerco la signora Favasulli, la signora Larizza, quando diceva il nome Marino che battevano le mani. Invito loro a leggere questo. Venite signora, leggete di Pino Tilitano che cosa vi dirò. Intanto faccio una prestazione. Mi ha accusato e mi ha detto di lavarmi la bocca per sua moglie, che io non ho detto niente, ho detto solamente che sua moglie, lui non lo conosciamo a San Pasquale, sua moglie viene a curare i malati. Ho offeso sua moglie dicendo questo? Se l'ho offeso mi scuso con la dottoressa, non con lui. Io non aspetto come lui che ha fatto il finale, Pino ti aspetto, devi venire in piazza. Hai fatto un'accusa su un palco con una bandiera dell'Italia dietro, ci volevano due, una era poca. Vieni, ti aspetto. Pino, sei in fuga. Da stamattina mandi gente a San Pasquale. Adesso vi dico che dice la procura di Pino Tilitano. Volevo quei 13 del PD, quei 13 loro qua. Li volevo, lo volevo fare. C'è qualcuno candidato con Pino Tilitano? C'è qualcheduno? Non c'è nessuno. Ve lo domandate perché? Domandatevi perché? E vi leggo. Non aspetto alla fine come ha detto lui. Ti sfido sul casellario giudiziario. Sono andato dall'avvocato da qui, gli ho dato 100 euro, è andato a Reggio e mi ha portato il mio casellario giudiziario. Chi è credibile? Io o lui? Mi ha sfidato ieri sera qua. Non c'è. Sono rimaste gruppi e autentano. Ho portato il casellario, Pino, lo potete gentilmente inquadrare? Il casellario ho portato, il mio casellario, tu non ci sei, però ho portato un altro tuo casellario che non hai detto ieri
sera, e ve lo leggo, del Tribunale di Reggio Calabria, Procura della Repubblica. Vediamo che dice Di Pino Deritano. Mi ha costretto a fare questo, perché ieri sera lui ha parlato di casellario giudiziario. Siccome è anche un analfabeta, ve lo dico io e lo può testimoniare in suoi riti, io gli ho chiesto che lui ha un avviso di garanzia, che nel casellario giudiziario non uscirà mai. Qui ci sono i reati penali definitivi. L'avviso di garanzia esce nei carichi pendenti e non esce se non è rinviato a giudizio. Quindi il suo avviso di garanzia non lo potrete mai scoprire, ce l'ha solo lui. L'ha detto lui in giro il paese che ha l'avviso di garanzia, e suo fratello Gesualdo lo raccontavano nei bar. Per questo si è saputo. Ma vi vengo a dire che dice la procura di Reggio Calabria di Auteritano Pino e suoi 13 candidati dovrebbero andare nelle case a dire: non votateci più. Io ho avuto il coraggio di portare questo documento e sfido voi di venire qua a leggerlo. Lo vuole leggere qualcuno? Lo leggo io. E poi un'altra cosa, non ha parlato ieri sera di legalità. Siamo stati aggrediti noi, e ha detto: questa campagna elettorale fatta di scintille e non so che cosa, fatta da noi. Noi siamo qua, abbiamo parlato, siamo stati aggrediti. Un comizio elettorale interrotto, una mezza aggressione che andava a dire a Palmiro: Palmiro, ma che sta facendo? E lui non ha detto una parola. Un grande legale, parla di legalità, e da 20 anni nell'illegalità, qui su un palco, ha dato dimostrazione che quello che dicevo io, la parata della borghesia, ha confermato quello che ho detto io. Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Auteritano Giuseppe, per aver far parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso articolata in un sodalizio criminale derivante da un accordo tra diverse cosche operanti nel basso versante ionico della provincia di Reggio Calabria. E poi alcuni nomi che non li faccio. Avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento di omertà che ne deriva al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri mediante l'infiltrazione in pubblica amministrazione ed enti rappresentativi locali, regionali ed in particolare, ascoltate, procurando voti in occasione di consultazioni elettorali e segnatamente da ultimo l'elezione dei componenti del Consiglio regionale della Calabria a favore di determinati esponenti politici considerati di fiducia dell'associazione, impedendo o comunque ostacolando il libero esercizio del diritto al voto. Quello che ha fatto a noi è andato nelle case a togliere 2 candidati. E poi vi dico chi, anche mediante la promessa di benefici economici, in particolare la garanzia di posti di lavoro. Questo era Pino Deritano. Non battete le mani, perché non avete paura di battere le mani, o non ci credete, venite a vederlo. Però ieri sera gliele battavate, non sapevate che c'era di lui. Non voglio la battuta di mani, meglio quella di ieri sera lui quando diceva, parlava dei manifesti che ce li hanno coperti, e io ho detto che qualcuno ce l'ha coperti, non lo so chi, e se l'ha presa con Spinella. Oppure la Bevilacqua diceva che non è venuta qua. Io avevo parlato con Franco Gruppi, il commercialista, e con Giovanni Vacalebre, i quali mi avevano detto che veniva. Però noi abbiamo detto: forse parleremo con la Bevilacqua. E lui ha portato il messaggio della Bevilacqua. Si è dimenticato queste cose però. Grande furbone. Sulle cazzate ieri sera una battuta di mani, signora Favasulli, signora Larizza. Sulle cose serie siete lontani. Avete paura! Avete paura! Venite in piazza! Pino Deritano, dove sei? Avete paura di venire questa sera? L'ultimo hai mandato qui alle 5, il cosiddetto farfallina. Al Barficara, Carmelo frenati, Carmelo frenati.
E voi pensate che il fatto del casellario non sia un fatto privato, o sia un fatto pubblico? Io credo che sia più privato che pubblico. Non sono andato mai a dire a uno: il tuo casellario, salvo che non prende un concorso, qualcosa glielo cerca la ferrovia o glielo cerca la posta qualcuno. Si è permesso il primo delinquente di Bova Marina, detto dalla procura, a dire di portare il casellario a me. Povero fissa, pensava chi non portava. E tu istimo fai a Riccio, non ve lo porterà mai, mai. Non vi domandate perché non ve lo porterà, perché è un uomo in fuga, è un uomo in fuga. Scusate, ma io domenica gli ho detto: Pino, quella piazza l'hai distratta, l'hai data ad altri. Ma ha detto una parola ieri sera, vi ricordate? Io ho detto: Pino, l'orfanotrofio diventerà un centro di prima accoglienza. Non è venuto. Ieri sera una parola non l'ha detta. Il percolato che scende a mare, Pino, una parola non l'ha detta. Hai dato tutte le autorizzazioni delle antenne di Bova Marina, non ha detto una parola. Però mi ha accusato dei manifesti, del bevelacco. E io Zavettieri non lo conosco, Zavettieri non lo conosco. Tutte le sere vado a Zavettieri per prendere quei 50 voti. Io abito a 20 metri a Zavettieri, lo riconosco perché viene con la 500 e c'ha il tettuccio. Di solito tutte le rosse non hanno il tettuccio, ma lui ce l'ha e lo riconosco da questo. Quindi ci sono altri del PD, tutti quelli del PD, quello col capellone che vuole abbattere l'ecomostro. Noi ci battiamo per fare il porticciolo e quello col capellone dice che dobbiamo abbattere l'ecomostro. Se abbattiamo l'ecomostro si porta via Bova Marina il mare. Forse è quello che vuole Pino Teletano. Non vado avanti, mi vergogno, perché se andrei avanti ci sono delle cose più gravi. Ci sono 700 pagine. Abbiamo estrapolato 3, vi ho letto qualcosa così, però se volete ve li do. Che lui dice che non abbiamo documenti, abbiamo tanti documenti che lui non se ne rende conto, però non è in piazza. Io ho dato il mio casellario giudiziario a Antonio Spinella per pubblicarlo, spero domani o dopodomani, se lui viene li pubblichiamo assieme, se no, ma non verrà. Lui sapete perché ha parlato ieri sera? Per quante 4-5 volte gliel'ho detto io? Ma voi sapete che non voleva parlare? È stato proprio da Pasquale Care Aldo Gurnari, minacciato quasi. A me stamattina mi hanno fermato 3-4 candidati suoi per la strada e siccome sanno che poi quando prendo il microfono non mi trattengo, mi hanno detto: Carmelo, non volevamo noi quel comizio di Pino Teletano, non lo volevamo. Tu l'hai attaccato su problemi del paese. Io ho parlato di Equitalia, ho parlato di Soget, ho parlato di cooperativa per 60 ragazzi, ho parlato di fare l'ISM. Lui ha parlato solo di denuncia, di procura, di magistratura. Da 20 anni che fa così. A chi vuole incutere, fai un altro avviso di garanzia, Pino, per domani, non ti preoccupare, mi difenderò anche dal secondo. Non è vero che l'ha fatto, da anni, quello che ho detto io domenica, lo abbiamo scritto su Bova Marina Rialzati e lui non ha fatto una denuncia in 2 anni. Questo è Pino Teletano, di coloro i quali gli hanno battuto le mani ieri e lo vogliono mandare là, ma secondo me lo scherzavano perché erano barzellette. Io pensavo che era meno pericoloso di Vincenzo Gruppi, ma sono là. Sono là. Il sistema è uguale. Ha fatto parte di quel sistema. Ieri sera di sua bocca diceva: l'amico Gruppi, l'amico Zavettieri. L'amico Gruppi, l'amico Zavettieri. Il primo che è venuto a baciarlo è stato Domenico Zavettieri. A sentire lui non lo conosceva. No, Aldo Gurnari, candidato di Zavettieri. Ma che sta dicendo? Quell'altro quando ha detto: ma che sta dicendo? E poi volevo dire un'altra cosa molto importante. Fra di voi c'è Stella, Maria Stella, la moglie di Angelo Genova? C'è la signora Gambino che era candidata? Non ci sono?
Ah, eccola là, Maria Stella. C'è Maria Stella. Perché Pino ha molte menti, ma ieri sera una sola gli funzionava. Il problema è questo. Ha detto, ha fatto un esempio, io ho fatto un esempio, che Aldo Curnari, quando si va a suonare, si para. E ho detto questo. E lui ieri sera ha detto, Aldo Curnari quando va a suonare si para. Sì. Giusto. Dice, Carmelo, quando tu vendi le magliette non ti para. Sì. Però c'è un fatto, tra me e Aldo Curnari c'è una differenza. Lui qua a Bova, una serata gratis non l'ha fatta, ha preso sempre 2000 euro. Io ogni anno regalo le magliette della pallavolo a Stella, ad Andrea Zerilli e a tutti i ragazzi, per le squadre di Bova Marina. La differenza tra me e lui, Pino Deledano, è questa. Che lui mette fumo negli occhi e pensa di socializzare. Io lo faccio invece. Io non ho bisogno degli applausi. Analfabeta di ieri sera, a me mi applaudivano 10.000 persone negli stadi della Calabria, ignorante in materia, giocavo in tutti i campi e mi applaudivano, non 300 persone che ho invitato io domenica, gli ho detto venite, quando sono venuti qua mi hanno detto ma non parli tu per me, no, vabbè allora restiamo stessi. Dove sono quei borghesi che battevano le mani ieri sera a Pino Deledano, quella signora vestita di nero che diceva bravo dopo che lui diceva la parola Marino, lavati le mani sulla famiglia Marino, tu e l'altra là, lavati le mani, il mio cancello è aperto giorno e notte, vieni quando vuoi a lamentarti e lavati le mani. E la bocca Pino Deledano, che a sua moglie la considero una donna perfetta, una donna che ha curato 1000 persone, 10.000 a Bova Marina e nessuna l'ha attaccata. Se l'inventa lui, lui che io ho parlato male di sua moglie, lavati la bocca. Ci sono i filmati su YouTube se io ho detto qualche cosa contro sua moglie. Non ho detto nulla. Solamente che hanno 4-5 case, due le hanno nascoste che stanno al villaggio Saleo, me le ero dimenticati, 7-8 case, e che hanno pubblicato loro il loro reddito su Facebook, quindi è pubblico quel reddito, lo posso discutere quanto vuoi Pino Deledano, se no non l'avresti pubblicato. Non so se mi spiego, ma dove siete? Io ho avuto il coraggio di essere 3 metri da te Pino Deledano. Tu sei in fuga, dove sei? Fatti vedere, in qualche albero sei, fatti vedere, ero là, parlavi, ero là a 3 metri, non ho avuto il coraggio di andare via, non ci sei, è una vergogna questo, è una vergogna, è una vergogna. Passa con i tuoi 13 candidati a dire di non votarti. Mi hai sfidato e non sei venuto. Come potresti fare il sindaco se prendi il consiglio, tu analfabeta e un avvocato ignorante, che mi cerchi il casellario giudiziario per avere l'avviso di garanzia? Enzo Iriti, dove sei? Ci vuole il certificato del casellario giudiziario per l'avviso di garanzia. Dimmi tu, Enzo. E ha ragione. E lo vedi là, è anche ignorante, qualcuno l'ha consigliato, non so se mi spiego, porterebbe anche avvocati analfabeti sopra, che invece di vincere il caso per comune le perde. Pasquale Gara, uomo di grande cultura, grande segretario, invece di ringiovanire il PD lo ha innalzato d'età, dice ci vuole gente d'esperienza. Ma Pasquale, ti ho visto in un filmato che parlavi di legalità a San Pasquale. Ma dov'è questa legalità? Non sei qua, segretario del PD. Dove ti sei nascosto? Dove siete, gente del PD? Oppure a quest'ora, dato l'età, sarete a casa a vedere il telegiornale e la pastina. Dove siete? Venite a difendere, io sono stato un'ora là impassibile a subire quello che ha detto Pino. Alla fine ho detto domani gli rispondo. Voi avete la paura anche di farvi vedere.
perché la gente probabilmente vedendovi avrebbe fatto, guardate che questi documenti, Pino Deletano ha mandato 20 persone oggi da me, perché io non li pubblicassi, se io vi leggo ancora come continua, voi resterete sbigottiti. Non voglio affondare il colpo, perché non voglio fare polemiche, ho dovuto rispondere a un attacco personale che parlava di casellario giudiziario. Secondo me ognuno ha il rispetto di fare la privacy del casellario giudiziario. Dico sbagliato e il suo no. Il casellario giudiziario, Don Pino Deletano, è una privacy della vita di una persona. Ricordalo, non puoi dire portalo in piazza. Però non hai detto che dovevo portare anche un altro documento, non te l'aspettavi forse? Non te l'aspettavi Pino? Domenico Cicillino? Signora Gambino, dove siete? Siete venuti da me e mi avete chiesto le divise per la squadra di pallavolo, gratis, ve lo date. Mi avete chiesto le magliette, mi avete chiesto... Stasera vi ho invitato a essere testimoni di questo dono che vi ho fatto ogni anno. Fabio Fortugno, Fabio, vi ho regalato la divisa quest'anno? Ci sono le frecce azzurre, che è Pippo? Sempre a disposizione Pippo, giorno e notte, numeri, a mezzanotte, la mattina alle 7, ti ho chiuso la porta mai. Non parla chi ti consente. Quindi, caro Aldo Burneri, per alzare le chitarre volevi 2000 euro dalla Provoco qua in piazza. Questo il caro Pinuccio Sette Denari non l'ha detto. Perché? Caro Pino, scendi in piazza con l'armamento dei tuoi giannizzeri. Dove sono i tuoi giannizzeri? Che ieri sera si ammazzavano a baciarsi. Erano tutti giù da quelli. Caro Pino, comunque ho fatto 10 minuti di manfrina perché la dovevo fare per raccontarvi di questo. Noi domenica abbiamo parlato di programmi, abbiamo parlato di Equitalia, abbiamo parlato di Soget, di lavorare per i giovani sono il nostro futuro. Abbiamo fatto un comizio su questo, abbiamo parlato della strada del cimitero, del lungomare. Lui ieri sera qua non ha parlato di questo, parlava contro il dottor Giovanni Squillaci, che è il nostro consigliere, e contro me. Sulle opere è andato, non lo so, io posso dire che il dottore Squillaci è stato un cattivo amministratore, però le carte non mi dicono che ha messo dei debiti. Le mie carte dicono che Pino Deletano ha messo 3 milioni di euro di debiti e i debiti vanno fino al 2008, non l'ho detto io. Che vuole le carte, ce l'ha anche lui, io ce l'ho le carte e gliele ho portato questa sera, ma lui non c'è. Se li vuole prendere qualcuno, le carte per lui. Vogliono il confronto e non ci sono, vogliono le carte e non ci sono. Dove sono quelle del PD? Forse da Rossi Bindi sono andati, anziani con anziani. Poi volevo dire un'altra cosa, ieri sera ho visto qua dietro, me lo ricordavi, che parlava con Pino Deletano, è stato due volte menzionato e lui, sì, 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 caro Melo, ti hanno preso per il culo, quando ti sei portato sindaco tu, nella tua lista c'era un signore che si chiamava Giandrea Criseo, nipote di Pino Deletano. Ha preso 45 voti, Pino Deletano ha 45 voti, me lo ricordare. Ha votato Giovanni Squillaci, Pino Deletano, me lo ricordare. Non l'hai capito allora, ancora ieri sera hai fatto la figura del fesso. Apri gli occhi Carmelo. E io vi incito ancora una volta, non so come dirvelo, se mi inviterete passerò la mattina a calarmi il cucchiaino col caffè, di eliminare questo sistema.
Pino Delitali, Vincenzo Crupi, Zavettieri hanno portato questo paese in queste condizioni. Se lo volete capire, ci darete la fiducia per cestinarli definitivamente. Zavettieri è fuori piombo, è già ammollato. Gli altri due stanno resistendo. Noi, se voi ci darete la fiducia, state tranquillo che quel sistema corrotto di questo paese, di tutti quegli episodi che vi ho menzionato tempo fa e non torno indietro, li correggeremo. Pino Delitano ha messo 4-5 qua, in quei 13, gli ha promesso posti, gli ha promesso che chi prende 5... Un'altra cosa, è andato in giro a quelli che hanno le contravvenzioni dei marciapiedi pubblici e gli ha detto: se vengo io tolgo quei marciapiedi. Ecco perché quelle signore erano infuocate. Li sta prendendo nel culo per una volta, per la seconda volta, scusate l'espressione. Non può fare niente su quelle contravvenzioni. Nulla può fare. Alcuni sono candidati per togliere quelli. Potevo menzionare tutti e 13, ma non li menziono perché non vale la pena. Perderò del tempo. Perderò del tempo. Ritorno a prima. Crupi, Zavettieri, Autelta. Un sistema. Chiudetelo quel sistema. Quei 10 milioni e mezzo di euro a chi li volete dare? Chi li ha fatti? Ma chi li ha fatti? Non so dirvi Berlusconi che a Milano gli atti portano la loro firma. Il Pino Delitano ieri sera cercava di accorlarli a Roda e a Tripoli. Sì, qualcosa, ma tu hai dissipato 3 milioni di euro di debiti e mi dici a me le carte, ma le carte stanno là, ci sono i debiti, non servono le carte, non servono le carte. Non posso portarti le carte singolarmente come hai fatto quei 3 milioni di debiti, però ho il totale quanto sono stati fatti nel 2001. Ti riporti a fare il sindaco. È un'immoralità. È un'immoralità per questo paese. Se vincerà Crupi o Zavettieri, se vincerà Crupi o Delitano, è un'immoralità. Mi complimento col professor Zavettieri che finalmente dice vado in pensione. Ha avuto il coraggio. Ma questi resistono ancora. Resistono. E resistono e vogliono accollare a qualcheduno. Non dobbiamo parlare del passato. Ci impongono ad andare avanti. Come se i debiti l'ho fatti io. A un delitario. E poi nomina un lampadario della Chiesa. E chi l'ha nominato? E se lo nomini c'è qualche problema? Io non ti ho detto niente, ti ho detto solamente che l'hanno rubato. E perché? Voglio dire, perché lo nomini? Cioè, cose da piazza, i manifesti, la bevi l'acqua. Non, Zavettieri, non conosco nessuno. Cioè, parla dei problemi. Non hai bonificato il pergolato. Io ho detto che sono morti 300 persone per neoplasie. Voi non lo sapete, ma la prima che è morta è stata mia sorella, 37 anni, nel 1993. 37 anni aveva. Cioè, voi, queste sono le cose. Tu dovevi venire in piazza a parlare di una prospettiva per i giovani. Dovevi venire a dire, non come hai denunciato per l'AISM, dovevi venire a dire come possiamo far ripartire l'AISM. Queste sono le cose. Hai fatto la storia da Bova Marina a Reggio Calabria per denunciare. Che cosa? Vieni in piazza e parla di quello che possiamo riniziare a fare e che tu, Crupi, e qualche altro in questi 20 anni hai dissipato. Non sono stato io l'amministratore di questi 20 anni. Io posso dire una cosa. Dal 2008 che ci imputo che non parliamo fino al 2011 con l'amministrazione Zavettieri, cattivi amministratori, cattivi amministratori, però non posso accollare cose che non ci sono, debiti che non ci sono. Queste sono le cose che bisogna dire in piazza. Io vi incito a non avere paura, a non avere paura, nessuno vi toccherà.
ma che verranno dentro la cabina a minacciarvi di votare questo o quest'altro. Lo dovete cambiare questo paese, lo dovete cambiare. I giovani ancora credono a gruppi autoritari, ma non lo so, ma hanno dei genitori che gli dicono: ma che stai facendo? Ma che devo fare 3.000 copie e mandarveli nelle case? Ma non lo sapevate tutto che sistema c'era? Lo sapevate tutti, e quando vi incontro mi dite: lo sapevamo tutti, ma non avevamo il coraggio di dirlo. E adesso che l'ho detto io, che farete? Manderete là un'altra volta loro? Aspettavate qualcuno che vi diceva delle verità? Pino Delitano non ve le dice. Pino Delitano non vi dirà mai: la spazzatura portiamo la bova, togliamo la merito per lavorare 12 persone. Sacata, non ve lo dirà mai. Sacata. Sacata. Io vi ho detto che lotteremo per portare la spazzatura da Melito a Bova, per far lavorare 12, 15, 18, 20 giovanotti. Compreremo due camion, part time lavoreranno 4-5 persone al mese, 7-8, resteranno dei soldi a Bova Marina. Lui non ha il coraggio di dire questo. Lui parla sempre di denunce. Ti ho denunciato. Lavati la bocca, la magistratura, questo, quest'altro. È un uomo proponibile, secondo me no. La Faenza è una persona proponibile. C'è molta differenza fra lei e lui. Abbiamo due pesi, persona una lastra, personaggio che bolletto dalle carte. Una lastra come quella che andate a vedere quando fate i raggi X a Melito. Una lastra. Da qua abbiamo carte. Quindi vi voglio dire questo: non andate di fretta quella mattina a votare, riflettete, andate anche il pomeriggio. Sarà quel voto vostro, sarà la fine di coloro i quali ci hanno portato a questa condizione. Mezz'ora fa ho incontrato Vincenzo Gruppi, eravamo qua fuori vicino alla macelliera Vagalepre, ci siamo fermati, abbiamo parlato 5 minuti e mi ha detto questo: Carmelo, in questo momento a Reggio Calabria dicono che tu sei il migliore oratore della provincia di Reggio Calabria. Ve lo può dire Vincenzo Gruppi. Dice: hai preso le orme di mio padre negli anni quando aveva 25-30 anni. Me l'ha detto lui di fronte a Denise Fiumanò. Sei qua? C'è qua Denise Fiumanò? E qua io gli ho detto: Vincenzo, mi stai facendo molte congratulazioni, però fra un quarto d'ora ti faccio marmellata lo stesso. E lui mi ha dato la mano, dice: tu sei una persona che quando dice cosa la fai. Io volevo dire a Pino Delitano: hai detto ieri sera che volevi il casellario e oggi sei sicuramente a Caraga, mangiano 7-8, mangiano e li vedete buffati su Facebook. Uno gli ha detto: ma perché voti Pino? Perché non mangiamo con Pino. Ma mangi come? Fisicamente come mangi? Mangiamo adesso, basta, non dico niente. Ripeto quello che ho detto la prima sera: i miei interventi sono sulla politica, non sono sulla persona fisica. Forse Pino Delitano non ho capito che io lo voglio salutare nella vita normale, non voglio non salutarlo. Quando mi vede si gira da un'altra parte. Pino, ti voglio salutare, voglio essere un amico tuo come Gruppi, però la politica è fatta così. Tu nella vita pubblica sei la migliore persona che ci potrebbe essere a Bova Marina, nella vita privata, nella vita pubblica ti devi mettere in discussione. Se io voglio andare a fare il consigliere, l'assessore al municipio e penso che qualcuno di voi non venga a ingiuriarmi, me ne sto a San Pasquale, perché quando manca l'acqua venite chi bastoni mi menate. Io mi metto e mi pare così.
Non so se mi spiego. Quindi Pino, se sei stato un amministratore, non puoi allontanarti, nasconderti, non puoi che non ti venga attaccato per quello che hai fatto in questi 20 anni, perché sei stato sempre là, amministratore, minoranza, amministratore, minoranza, mai nessuno come di te, 30 anni, sei mandati da 5 anni, ti daranno un'altra pensione qua secondo me. Non ho capito. E ci impedisce a noi di andare al comune. Vai da Antonella Genova e gli dici non ti candidare con loro. Vai da un altro e gli dici non ti candidare con loro. Candidati con me. Pino, ti voglio dire questo, siamo nello stesso paese, ci rispettiamo, però la politica è una cosa, l'amicizia è un'altra. Io se domani ti incontro ti voglio stringere la mano. Non voglio essere un amico tuo. Tua moglie è una persona eccezionale. Ho detto che la conosciamo perché cura i nostri malati. Non conosciamo te a San Pasquale. Va a vedere YouTube che cosa ho detto. E se ho sbagliato anche per quella parola, a tua moglie chiedo scusa. A te no. Però non ho detto niente di male. Ha inventato per aizzare quella massa che ti batteva le mani, perché tu sei, siccome sei un megalomane, se ti battono le mani la sera quando vai pigli più sonno. Peccato che la regina è andata in Serie C, se non la domenica ti portavo là, ti facevo il giro di campo, ti facevo battere le mani ed eri contento. Quel battito di mani, Pino, non ha prodotto quella massa di 10 milioni di euro di debiti, un'amnistia. La battuta di mani lunedì, andate lo stesso a pagare quella massa di debiti che vi manderanno. Ma ha preso lui, datemi le bollette e battetemi le mani. Cioè, quella battuta di mani è fuori luogo in un paese in cui c'è una depressione totale. Andate a casa e non sappiamo domani mattina come possiamo pagare la bolletta. E la borghesia di Bova Marina batteva le mani, batteva le mani. Io gli ho detto l'altro giorno che erano in tagliere e ieri erano in jeans e scarpe di tennis e si sono vergognati. Cioè ci distinguiamo, vedete come siamo noi, povere pace, però coraggio, lealtà, carta, lastra, siamo una lastra. Quando li incontrate domani gli dice Pino, ma Melo Marino mi ha fatto avere quella carta, sapete che mentavo tutto. Una continuazione quando lo si accusa di dire che si inventa tutto, sembra di essere il più grande immacolato di questa terra, è l'uomo più pericoloso politicamente, ve lo dico io, che calpesta questo lembo di terra, che va da Reggio Monasterace. Stamattina ha chiamato i carabinieri perché sono andato là a girare con la macchina. Sono venuti i carabinieri e mi ha detto: Carmelo, non giri giù per via, perché mi hanno telefonato a due. C'erano i miei tifosi dalla parte lato Palizzi che mi facevano, e c'era Melo Carini col telefonino e però mi facevano le fotografie alla macchina che buttavo il bando. Avete capito dove arriva Pino Tellitani? È venuto il maresciallo e mi ha detto: Carmelo, fammi un favore, non andare verso le palazzine. Perché? Lasciali stare, dice che non vogliono neanche che vada a fare il bando. Cioè, mi avete capito? L'altro giorno ho fermato la macchina qua 10 minuti al bar, perché di solito sono fatto così, dove mi fermo faccio 4 discorsi. Lui era da Mario Della Frutta, ha telefonato 10 volte al piantone dei carabinieri che gli dava fastidio. Dove arriva la cattiveria di questa persona? Brava persona nella vita privata, però per andare là non sapete che fa per prendere quella fascia, lui e i suoi giannizzeri.
Però non li vedo qua in piazza, Pino. Che coraggio c'hai? Pino, dove sei? Non è che sei andato anche tu a Formentera o a Cuba? Hai preso anche tu questo vizio? Vieni in piazza, il casellario. E poi ha fatto una conferenza a San Pasquale ed erano 13 persone. E un certo Enzo Napoli ha detto: acca non viene nulla, siamo 13 cristiani. Vanno a piazza, mi vede a Melo Marino e conta a barzellette. Caro Enzo Napoli, io non racconto barzellette. Io non ho fatto questo perché voglio avere qualcosa. Io ho fatto questo perché sono stato sempre impegnato nella vita sociale di questo paese. All'incontrare di te, che un giorno sei con Zavettieri, un altro con Gruppi, un altro con Autelitani, un altro con noi, sempre quattro stagioni, ma fermati da una cazzo di parte. Tutte le riunioni partecipi tu, quattro partiti, ma a chi vuoi? Vedi che c'è il tuo suogero che si porta. Fermati in un posto. Chiedo scusa Enzo, ti saluterò anche dopo il comizio. Io mi sono messo a fare questa battaglia perché sono convinto che è il tempo che ci permette, dal momento che c'è questa depressione, questo essere scontenti, questa cioè voglia proprio, non c'è voglia di uscire neanche in paese, di trovare il momento di riuscire a cambiare. Se voi ci darete la fiducia, state tranquilli che quei 400-500 allacci di acqua o abusivi che ci sono con la Marina li tagliamo. Non li taglieranno loro, perché da una vita di inciuci. Li voteranno quelli che hanno quell'attacco abusivo. Non li voteranno quelli che non hanno l'attacco abusivo, che non lo sanno. Ragionate con le vostre menti, vi ripeto ancora una volta, ho avuto il coraggio di scendere in piazza e dire certe cose. Mandateli via, diamogli la pensione. Noi possiamo durare anche un anno, due, tre, ma quelli che verranno dopo di noi sicuramente loro non ci saranno più. Spaziamoli. Io gli ho detto a Vincenzo: Vincenzo, ti rottamerò. Dici: ma rottama egli a Pino che è stato un PD. Anche lui doveva essere Renzi a rottamare. Come cazzo non si è accorto da Roma che abbiamo la sezione PD più vecchia d'Italia, più vecchia d'Italia? A Condofuni ci sono, compreso il sindaco, 10 giovanotti che non superano 25 anni. A Palizzi 12 giovanotti che non superano 25 anni. A Boa Marina ci sono 6-7, arriviamo a 8.000 anni. Cioè, ma com'è possibile che in questo lembo di terra non si riesce a cambiare? Ma perché? Perché la vostra mente non riesce a capire che bisogna cambiare? Cambiare! È ora di cambiare! Io ho fatto questo comizio forte, ma non l'ho fatto forte come il primo. Perché sono convinto ancora che molti di voi sono indecisi. Questa indecisione toglietela, darete il voto all'illegalità se voterete quelli del PD. Rottamateli, che non è stato capace il PD a rottamarli. Rottamateli. Gli uomini coraggiosi solo quando parlano loro. Non sono venuti a sentire un comizio mio, tutte e quattro, quelli del PD, perché si vergognavano che quando io accusavo loro, tutti voi li guardavate in faccia. Io ieri sera ero là, mi guardavate tutti, non ho fatto una piega, non ho fatto una piega. Invece sono venuti a darmi la mano tutti: Carmelo, sei stato un vanto. Quelli là che hanno baciato lui dovevano venire da me, non da lui. Questa sera perché non lo hanno portato qua? Doveva essere là a 3 metri. L'avrei invitato a fare leggere quello che dice la procura di lui.
pensavo, dico io, sicuramente verrà. Molti di voi mi hanno detto che non veniva, perché è gente così, è gente che poi fra mezz'ora va alla caserma dei carabinieri e fa una querela. Ha vissuto sempre di questo, centinaia di cause nella vita. Quando prende un mazzo così, ma si può vivere sempre di questo. Ma confrontati, vieni in piazza, ti abbiamo invitato 3-4 volte e non vuoi venire, perché? Perché ti domanderò dove sono andati a finire gli 80.000 euro che hai dato a un architetto e ieri sera tu non hai parlato, perché lui ieri sera ha fatto delle confessioni, non parlando ha confessato che il pergolato è sceso a mare, le suore diventerà un centro di accoglienza. E quella piazza, l'ho accusato per quella piazza, ieri sera non ha detto una parola non ha detto, per quella piazza che era dei giovani di Pomarina. Non ha il coraggio di difendersi, e avrà il coraggio di difendersi da voi se voi lo voterete. Si nasconderà come si è nascosto ieri sera. Mi ha detto porta il casellario, domani sono qua. Quando sarà là, se sarà lui, speriamo non ai 50 anni, vi chiuderà la porta, troverete i portoni qua. Noi abbiamo detto apriremo il municipio 24 ore su 24, lui lo chiuderà con i suoi giannizzeri. Non è offensivo giannizzeri, eh? Sono dei soldati che alla fine hanno capito che il capo non vale niente e si sono suicidati. Andate a vedere che è la spiegazione di giannizzeri. Mi avete capito? Io spero di avervi convinto. Spero, e siamo alla fine, perché rispettiamo la legge. Lui ha sforato ieri sera, è andato alle 8:10, non poteva parlare alle 20. Noi siamo in perfetto orario. Lui il suo orologio si è fermato al 2008, ha fatto comizio contro l'amministrazione di prima. Forse non ha capito che quell'amministrazione è finita, è caduta, Pino, non ci sono più loro, ci siamo noi. Noi, io penso di essere stato convincente, ripeto, noi dietro le spalle, Carmelo Fezza, la parola legalità c'è scritto come cammina lei nelle spalle. Gli altri due candidati portano la parola antidemocrazia nelle spalle. Noi abbiamo scelto Piazza Stazione, che è la più bella piazza di Bova Marina, per parlare l'ultima sera. Ci hanno pregato Pino Deledano e Vincenzo di restare qua. Io ho detto, ma perché restare qua, Vincenzo? E perché un di pari tu ci saranno 1.000 persone? E chi vuoi, ci sei, Pino? E Vincenzo, io scelgo là, non voglio parlare con voi, mi sento libero. Parlo di legalità, voi parlate altre cose, fra voi, l'amico Crupi, l'amico Delitano, l'amico Crupi, l'amico Delitano, lui ieri sera ha detto il nemico marino. Io glielo dico, Pino, ti abbraccio quando ti vedo, la politica è una cosa, l'amicizia è un'altra. Finisco, ricordate queste mie parole, cambiatelo questo paese! Cambiatelo, perché ho iniziato a fare un cambiamento, sono partito da San Pasquale, eppure qua ci sono altre persone che potevano iniziare a fare questo cambiamento. Cambiate questo paese, cambiatelo, faremo la fine di altri paesi se non lo cambierete. Abbiamo iniziato un percorso di cambiamento scendendo nelle piazze, raccontando la storia di questo paese. Il 25 maggio dateci la fiducia e vi daremo grandi soddisfazioni con questi ragazzi. Dateci la fiducia, per la prima volta
se voi voterete noi, sarete la verità dal 1908 di questo paese. Vi rimane solo una scelta, quella domenica 25 maggio, di mettere quella X sulla lista numero 1, che è il cambiamento ed è la legalità per il futuro di questo paese. Grazie a tutti, buonasera.